progetto che ha visto nascere la Moderna 500 è stato molto lungo e complesso, ma anche divertente, e andiamo a vedere dove affonda le sue radici. I primi passi infatti vengono compiuti nel 2004, quando al Salone dell'Automobile di Ginevra la Fiat propose la Concept Car 3 più 1. Questa, nell'intenzione iniziale della casa, non era destinata alla produzione, ma aveva il solo compito di anticipare le future scelte stilistiche del marchio torinese. La 3 più 1 era lunga 3,30 m e realizzata su un pianale di base specifico che adottava numerose soluzioni al tempo all'avanguardia, come l'ampio utilizzo di acciai ad alta resistenza con alluminio e per questo fin troppo costoso per un'eventuale produzione in serie. Lo schema di sospensione adottava delle ruote indipendenti all'avantreno con montante McPherson e un ponte interconnesso al retrotreno, soluzioni semplici e poco ingombranti. Il tutto per garantire un abitacolo molto spazioso, soprattutto per i tre passeggeri. Infatti tanti erano i posti previsti sulla 3 più 1, più un quarto posto di fortuna con un'originale disposizione 3 più 1, da cui il nome della stessa Concept. I sedili anteriori erano stati progettati per occupare il minimo spazio grazie a un'imbottitura sottile, ma al tempo stesso confortevole. La plancia di colore bianco era ridotta a pochi comandi, riprendendo quella della nuova 500, mentre il bagagliaio possedeva una capacità molto ridotta. La carrozzeria, nonostante fosse anch'essa fortemente ispirata alla storica utilitaria degli anni 50, seguiva la cosiddetta filosofia Eco Basic, intrapresa dall'eponima Concept presentata da Fiat nel 2000. Un'auto tutta sostanza con una linea moderna e originale, senza inutili rifiniture sfarzose. Caratteristico era il tetto in cristallo. Ma oggi parliamo di una 500 leggermente bombata. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are just lay down. Mi trovo all'interno del gruppo Fassina, la sede del Car Village di Via Grassi 98 a Milano. Mi trovo qui perché? Perché quando si presenta l'occasione di avere a che fare con una bel vetta scatenata, in grado di raggiungere il 100 km all'ora partendo da fermo in meno di 6 secondi, con 200 cavalli, pesa meno di 1000 kg, beh, Luciano De Nadai e Tony Fassina chiamano e il Bob e Pasquale arrivano. Arriviamo immediatamente, per cui pronti via, presa la bici, catapultati al gruppo Fassina per vedere di cosa si trattava. Avevamo già capito dalle indicazioni, dagli indizi, che si parlava della 695 biposto, che null'altro è che una delle evoluzioni più sportive della classica Fiat 500, che in versione base, diciamo, quella lì, ha fatto scalpore sicuramente su tutti i mercati, non solo il mercato italiano, ce ne sono tante a New York, ce ne sono tante in tutta Europa, in tutto il mondo, per cui vuol dire che la vettura ha incontrato e di molto i favori e il gusto del pubblico. Ma questa è qualcosa di più, questa è nata sulla pista per divertire anche su strada. È chiaro, su strada ci sono i limiti, però è un concentrato veramente di emozioni, di adrenalina, perché ha tutti quegli indizi che gli sportivi accettano e che vogliono e che esigono da una vettura sportiva, perché questa non è un camouflage basta, ma è veramente una vettura sportiva che si può utilizzare su strada. Le misure, parliamo di meno di 3,70 m, qualcosa di analogo all'esperimento che la Mini fece qualche anno fa con la Mini John Cooper Works GP, vi ricorderete? Un prodotto che forse non riscontrò il successo che si aspettavano i Mini, che però i cultori apprezzarono molto. La cosa che unisce queste due vetture è il fatto di avere due posti, perché all'interno di un abitacolo molto sportivo, che poi vi farò vedere, c'è la caratteristica che dietro non ci sono i posti, per cui la vettura, a tutti gli effetti dotata di una sorta di gabbia, può semplicemente, credo con un altro pezzo di gabbia che va poi a chiudere tutto il resto dell'abitacolo, compresi i sedili, a diventare una vettura potenzialmente anche per uso pista. Però sicuramente questa è una vettura che, sacrificando i due passeggeri posteriori, così non avrete più la scusa, potete lasciare a casa la suocera senza preoccuparvi di dover litigare con vostra moglie. Qui si parte veramente con uno spirito molto molto sportivo. La vettura, vi dicevo, pesa meno di 1000 kg, per cui 900 e spizzichi. Dietro c'è un doppio terminale di scarico che è spaventoso, ma per farvi capire di che cosa parlo, poi lo sentiremo anche guidandola, però ve la accendo perché è necessario capire quanto bene abbia lavorato la Krapovic con questo terminale. Tiro freno a mano prima di far casino. Sentite come gorgoglia, già da ferma praticamente già vi fa capire che ha voglia di scatenarsi. Quando poi si agisce sul pedale dello scarico, si ha un
un gorgoglio che diventa poi un rombo molto presente anche all'interno della vettura. Per cui terminali di scarico in titanio studiati dalla Krapovic con una valvola che fa sì che questo sound sia sempre molto presente e non solo un qualcosa di così, presente solo a certi regimi. Molto bella chiaramente anche la parte posteriore, perché questo paraurti maggiorato è veramente uno spettacolo con le prese d'aria che fanno fuoriuscire il caldo che si genera nella zona del pneumatico posteriore. Non potevano che esserci delle pinze freni della Brembo, un impianto sicuramente molto ben dimensionato, circhi da 18 pollici, e poi la parte anteriore che è un mix bellissimo tra le bombature caratteristiche, più nostalgici si ricorderanno la 124 Abarth di quegli anni là, aveva questo tipo di finitura sul cofano. Finitura che in questo caso contribuisce a renderla ancora più possente, ancora più cattiva, ancora più aggressiva. Guardate che bella la mascherina frontale centrale, mix di carbonio e la classica rete molto sportiva che va a proteggere il radiatore anteriore. Il motore, poi ve ne parlerò nello specifico, vado ad aprire. È il 1360 qualcosa turbo. Andiamo a vedere sotto questo cofano caldissimo, si scatena, basta accenderlo un secondo e fa un caldo meraviglioso. Vediamo dove si ferma, eccolo qua, andiamo a bloccarla. Vi dicevo, il propulsore classico 1400 turbo con turbina Garrett 1446, notevole anche il filtro dell'aria, anche qui questo non è il carburatore, come dico sempre da Valli che poi mi sgrida, credo che non sia neanche lo scarico, però filtro aria BMC che fa sì che questa vettura respiri assolutamente in maniera degna per sopportare i 190 cavalli di potenza. E giusto per fare ancora un paragone con quella Mini Cooper, John Cooper Works GP, quella aveva il 1600 turbo, sviluppava 213 cavalli, questa con il 1400 arriva a 190, forse anche qualcosina in più al banco. Per cui prestazioni assolutamente interessanti, quella là pesava un 100 kg in più di questa, per cui non vedo l'ora adesso di provarla su strada per vedere il suo comportamento. Abbandono con cautela alla sede del gruppo Fassina, Via Grassi 98, e mi accingo a guidare questo concentrato di adrenalina, questa 695 biposto. Subito il sound coinvolgente ma non troppo presente, perché non dimenticatevi che uno scarico troppo incasinato a lungo andare vi può veramente dar fastidio. Chiaro, l'impostazione di guida è quella della 500, per cui abbastanza sollevata, effetto camioncino, la leva del cambio qui di fianco. L'unica nota, secondo me, anche se il volante è meraviglioso, è che il volante è un filo troppo grande. È vero che poi con la possibilità di aggiustarlo con la regolazione manuale si trova abbastanza bene la posizione, però l'unico effetto un po' da vettura normale è quello che il volante, secondo me, è del diametro un po' troppo grosso. Però ragazzi, è tutto bellissimo, è tutto veramente come in una vettura da gara, dalle finiture in carbonio, anzi carbonio sulla plancia, comunque queste cuciture che la fanno veramente sembrare molto, ancora molto più bella di quella che è la 500 tradizionale. Avrete notato che non ci sono le maniglie, ci sono questi, le portiere sono state completamente alleggerite, svuotate, proprio come succede sulle vetture da competizione. Sulle vetture da gara ci sono chiaramente dei finestrini che non sono in vetro, ma nella maggior parte dei casi sono in plexiglass per renderle più leggere, però a tutti gli effetti non avete neanche la maniglia per chiudere, avete questo laccetto super sportivo che è una figata veramente pazzesca. C'è tanto spazio, la 500 è assolutamente molto capiente, molto generosa nei confronti di chi la va o poi occupare per guidarlo come passeggero. E poi guardate lo spettacolo di questi sedili sono della Sabelt, veramente molto molto avvolgenti, molto molto sportivi, sono dei gusci in carbonio con dei contenimenti molto molto marcati per pilota e passeggero, per cui non ci si poteva attendere qualcosa di diverso se non dei sedili così ben rifiniti, tra l'altro con il logo 695 biposto ricamati sugli inserti in pelle, addirittura sono tre materiali, alcantara, pelle
e tessuto molto sportivo, per cui dove serve avere il collegamento con la vettura, il contatto con la vettura, c'è questo tessuto che serve a tenervi lì. E poi c'è il dissuasore, meglio che vada piano se mi vede poi Luciano De Nadai nella prova, Tony Fassina, dico tu hai schiacciato e c'era il dissuasore, non lo devi fare. La vettura è veramente aggressiva, è quasi rabbiosa, nelle prime due marce si sente veramente, ci si sente catapultare in avanti, decolla con la caratteristica sensazione dell'anteriore che però è sempre molto ben saldo, che però tende a dire aspetta che decolliamo, facciamo il Concorde, una vera figata. Basta una semplice pressione sul tastino sport qua sulla plancia per far indurire quanto basta lo sterzo e farlo sentire ancora di più nelle vostre mani. La tonalità allo scarico sembra ancora più presente, ancora più aggressiva, e la 695 biposto acquista ancora un qualcosina in più di sportività, diventando veramente una belva da dover gestire nelle vostre mani. È bello vedere passare la gente con gli scooter che si gira e gli si stampa un sorriso, no? E questa è una bella sensazione, che vuol dire comunque sono a bordo di una 500, per cui non è una Ferrari o una Porsche o una Mercedes SLR, ma è una 500, però la gente percepisce che c'è sotto un qualcosa di diverso, di particolare. Saranno tutti gli spoiler, saranno gli scarichi che suonano come dei tromboni in una banda, nella banda d'afori. Non c'è molto spazio per i fronzoli, per gli ammendicoli. Abbiamo visto che le portiere non hanno le maniglie, i pannelli sono stati sostituiti da queste lastre di carbonio. Insomma, non c'è nulla di quello che ci si deve aspettare da una Gran Turismo. Io spero che si veda, ma il cinese sta spidocchiando la cinesa. Dimmi che si vede, Mauri, mettiamolo, che questi sono dei bei momenti di vita. Durante la prova di Bob Gear, il cinese spidocchia la cinesa. Sono andati a fare la spesa, adesso dice aspetta che ti tolgo, vedi come gli toglie. Ma che carino, guarda. Dimmi che si vede, Mauri, ti prego. Va bene. A tutti gli effetti un giocattolo prezioso, un giocattolo che rischia tra virgolette di diventare da collezione, un qualcosa del quale chiaramente si può fare a meno, ma come tutti i giocattoli di questo tipo devono stuzzicare la vostra voglia di avere qualcosa di diverso. La sensazione è che con questo oggetto ci si possa veramente togliere una bella voglia, è vero, una voglia abbastanza costosa, perché di listino questa vettura costa 50.000, anzi più di 50.000 euro. Bene, l'occasione che però ho voluto presentarvi, grazie al gruppo Fassina, è di una vettura che non ha percorso chilometri, a parte quei due o tre che abbiamo fatto noi per provarla, al prezzo di 39.900 euro. È tanto, me ne rendo conto, però è un oggetto veramente molto particolare e che, sul quale potete risparmiare la bellezza di 11.000 euro. Per cui ci tenevo a farvela vedere, per noi ha assolutamente passato l'esame, ammesso che noi possiamo far passare gli esami a qualcuno. È un Abarth a 200 cavalli, fa da 0 a 100 in 5,9, insomma. Anche quelli che avranno le macchine molto più costose e molto più potenti al semaforo dovranno guardarsi da voi, perché qui con questo cambietto a innesti frontali a 5 marce farete vedere i sorci verdi a tanti, ve lo assicuro. Dal gruppo Fassina, via Grassi 98 a Milano.